sono dei momenti della vita di ognuno di noi. L'idea era quella di riportare, di sottolineare la forza e la resilienza dei bambini in una situazione che è estremamente critica. Una riflessione sul fatto che quando si parla di migrazione pensiamo agli adulti, gli adulti che si spostano per ragioni economiche, per difendersi da una situazione pericolosa come la guerra. Dimentichiamo che questi adulti sono accompagnati da bambini che, come i nostri figli, rappresentano il futuro dell'Europa. Quindi la nostra è una riflessione sulla loro forza e anche sulla situazione, su che tipo di accoglienza ricevono, perché quella è determinante per lo sviluppo dell'individuo adulto che sarà domani. Ho incontrato questi due fotografi straordinari in momenti diversi della mia vita. Patrizia è stata fotografa di guerra lungamente in zone gravemente in crisi. L'ho invitata perché le sue foto permettono di osservare nel dettaglio soprattutto il luogo dove questi bambini vivono e da dove vengono per raggiungere noi sulle coste europee. Stavros ha fatto un lavoro meraviglioso che è quello di osservare, catturare le immagini dei bambini lungo la frontiera di accoglienza durante la grossa migrazione siriana. Quindi abbiamo i bambini che arrivano da noi e i bambini che vivono in zone di guerra. Ecco, poter osservare queste due situazioni e metterle a confronto ci sembrava interessante. Queste immagini con al centro la figura di bambini comunque hanno un forte impatto emotivo perché pongono delle domande sostanzialmente a noi adulti che dovremmo essere responsabili, come diceva Anna Romano, del loro futuro e ci pongono di fronte a delle scelte importanti perché comunque l'infanzia conserva un'innocenza che è necessario preservare. Noi come società, anche come Europa, come Italia, se vogliamo costruire un futuro, dobbiamo assolutamente relazionarci anche emotivamente con lo sguardo di questi bambini, bambini che vivono in situazioni di guerra, bambini che scappano dalla guerra. Noi abbiamo una grande responsabilità rispetto al loro futuro e dobbiamo interrogarci anche tramite semplicemente le immagini fotografiche, dobbiamo interrogarci sul futuro che stiamo costruendo. La domanda che dovremmo porci è che cosa stiamo facendo concretamente per risolvere la questione della guerra, perché poi tutte le famiglie e le popolazioni che arrivano da noi arrivano per delle conseguenze specifiche che noi, specie europei, abbiamo creato nel tempo. Ci sono immagini che partono dal 2003 scattate in Iraq, facciamo un esempio, quella è una guerra dimenticata, però anche da quella guerra e da quella situazione ancora le popolazioni scappano. Quindi noi dobbiamo porci concretamente delle domande circa le soluzioni politiche che dobbiamo adottare e devono necessariamente essere soluzioni di accoglienza, tornando un po' al discorso delle responsabilità che noi abbiamo come europei. I want to make people aware of what's happening on this kid's life. Attirare l'attenzione su cosa accade a questi bambini che arrivano sulle nostre coste e da dove vengono, e soprattutto voglio dire alle persone: non restate immobili a casa. Prendo dal presupposto che non avrebbero mai lasciato la loro terra, le loro case. Quando dico act, agite, fate attenzione a che tipo di investimenti economici, politici facciamo nel Medio Oriente, perché è quello il motore poi di tanto disastro.